Ok, ragazzi, Ariadne mi ha risposto e anche scritto comunque adoro la coincidenza. Vediamo un po' cosa ha detto, non l'ho ancora ascoltato. Ciao Fabrizio, allora ascolta, no, la cosa è molto particolare, mi fa abbastanza sorridere, perché effettivamente diciamo che io quando ero più giovane, siccome sono cresciuta nella casa di mio padre in campagna, frequentavo spesso il bosco e ovviamente ero appassionata di licantropia e di Bene. tutto il mondo fantasy, tra cui anche la licantropia. E quando ero più piccola, che giocavo nel bosco, ero convinta che dal bosco qualcuno mi osservasse. E mi ero immaginata questa figura qua che era un licantropo. E tra l'altro, e questa è una cosa che mi è successa appunto quando avevo intorno ai 16, 15, 16 anni, ho fatto un sogno una notte dove vedevo questa figura che usciva dal bosco fitto e veniva verso di me, tra gli ulivi, dove, appunto gli ulivi di mio padre. E praticamente nulla, il giorno dopo io sono andata su ai campi, cioè al terreno, perché giocavo sempre lì. Io sì, a 16 anni giocavo ancora nel bosco perché sono molto ritardata da questo punto di vista. E quindi mi sono avvicinata al bordo del bosco fitto e ho trovato dei peli lunghissimi di lupo. Fantastico. Dalle mie zone c'è sempre stata, diciamo, la presenza di lupi, però guarda caso mi è successa questa cosa. Quando sono stata un pochino più grande, intorno ai 18 anni, che sono andata in vacanza per l'ultimo dell'anno, lì proprio in zona Pontremoli, Ah. al Cerreto Laghi, quindi da quelle parti lì, Aulla, Pontremoli, da quelle parti lì, io la sera spesso uscivo per andare sulle piste, la sera quando c'era tutto buio, perché era bellissimo sdraiarsi sulle piste innevate. E una sera, mentre ero sdraiata sulle piste, mi sentivo osservata, con la sensazione di sentirsi osservata, ho guardato verso il bordo pista e ho visto due occhi illuminarsi. Ovviamente sarà stato un animale, non lo so, però ecco, l'ho ricollegato con la storia del lupo, del licantropo, che a me piace tantissimo. E poi tra le altre cose, lo sai che uno dei miei personaggi più iconici è anche Ela di Skyrim, che lei è un licantropo. Eh beh, E quindi sì. nulla, mi fa sorridere questo tuo messaggio perché veramente si collega tantissimo al mio essere. Comunque un saluto a tutti, visto che ci stai girando il video, e quindi diverti, anzi fammi, tienimi aggiornata su questa cosa che mi interessa. Ragazzi, ho appena finito il messaggio audio. E non so se si è sentito, ma si è sentito scappare. Una corsa. Adesso io vado a vedere se c'è qualcuno. Era qui dietro. No, non ci posso credere, ragazzi. Ragazzi, vi giuro, c'era qualcuno che correva da qua su a qua giù. Si sarà sentito nell'audio. E non è possibile che sia già scomparso. Pensavo fosse un qualcuno, ma poi è uscito da dove? Che è tutto buio, che non c'è nessuno. Sono venuto da quella parte, ok? E non c'era nessuno. Nessuno. L'ho sentito correre così. Io mi sono affrettato in avanti perché ho detto, ma c'è qualcuno che corre, si sta ascoltando il messaggio audio di Ariadne. Però adesso mi sono girato per... Vabbè, io spero che si sia sentito nell'audio. Lo evidenzierò. È molto inquietante tutto questo. Intanto salgo su di qua. Ancora posti tutti chiusi. C'è qualcuno che corre. Ho sentito un rumore. Ragazzi.
riesco a capire. Comunque sono tornato nella parte alta. C'è la luna e il faretto che illuminano la via, ma qui non si vede. E non volevo mettere il night shot perché non volevo rovinare i colori reali dei lampioni che illuminano il vicolo, perché sono stupendi. Ragazzi, vi dico, di tutti i vicoli, questa parte alta è quella che mi dà un po' più di serenità. Mentre sono nei vicoli di notte, invece, mi sento agitato. Ragazzi, quella cosa che scappava, quella cosa che... Chi è che sfugge in discesa? Perché era in discesa. Di notte, chi è che si mette a correre? Io vi giuro che ho sentito correre, Mi sono voltato e non c'era nessuno. Ho sentito correre proprio alla fine dell'audio. Potete darmi un segnale, se c'è qualcuno? Fare un rumore forte? Questa volta non volevo usare gli strumenti tradizionali, volevo fare un'indagine proprio a pelle, come si suol dire. Non c'è qualcosa che può attirarlo tra gli strumenti che ho. Con me ho il cristallo di rocca al collo, se può servire, però... Ok, scendiamo di qua. Ripeto, mi sembra di essere in un horror. Questo lampione è spento. Ok. Vediamo un po'. Qui non si vede nulla. Ok. Guardate, curioso. Questa cosa incassata nel muro. Chiesa di Sant'Ilario. Adesso vado a vedere nei dintorni della chiesa. Ci sono delle macchine parcheggiate, quindi qua su ci si arriva in auto. Avrei potuto parcheggiare lì. Invece ho parcheggiato in fondo al paese. E vabbè. Piazzato un sacchetto, qualcosa nel muro. Eccolo, la chiesa è là. Andiamo a dare un'occhiata. Io comunque sento un'energia pazzesca in questo posto. Questa chiesa è... anche questa è inquietante. Quindi è questa la chiesa di Sant'Ilario. Diamo un'occhiata. Chiesa di Sant'Ilario. Non si vede niente. C'è la retina. Ora do un'occhiata al lato. Giriamoci intorno e poi comincio ad avviarmi verso la macchina. No, là si sale. Per carità, non voglio distruggermi. Sono già abbastanza stanco, ho fatto tutta la giornata fuori. Ok, qui. Qui è completamente buio.
e non sto usando neanche una torcia. Sto usando la luce dei lampioncini e del cielo. Lupo mannaro? Ok, allora ragazzi, non ho voglia di tirar fuori la torcia dallo zaino, sinceramente, quindi utilizzerò quella del cellulare, che ovviamente non è potente come quella, però... Non fa vedere nulla la videocamera, nulla di più. C'è un lumino acceso. Non è che mi fidi tanto ad andare così al buio, ragazzi. Ma che cos'è quella roba? Un riflesso di qualcosa? Sarà un riflesso. È un riflesso, dai. È qualcosa che fa riflesso. Ma che cos'è? Non è un riflesso. Allora, è un cartello. Però è come se ci fosse tipo un animaletto che lo fa brillare. Ok. Niente, torniamo indietro, qui non c'è niente. Sono agitato, ragazzi, ho un po' d'ansia. Questa parte qui tutta buia mette ansia. Torno alla luce. Anche perché il licantropo non si allontana dal paese, colpisce il paese. Cominciamo a dirigerci verso la parte bassa a sto punto e vediamo se sentiamo altri rumori. Tutto silenzio adesso. Però ragazzi, venire di notte in un borgo è un'esperienza, soprattutto un borgo infestato da un licantropo. Ci sono anche poche macchine adesso che si spostano.